l'altro hanno anche un supermarket della droga con stupefacenti di ogni tipo, a partire dall'eroina tornata di moda tra i consumatori. Centinaia di clienti al giorno per un giro d'affari da migliaia di euro. Abbiamo visto che il giro economico, quello a cui può arrivare a fine giornata uno spacciatore, è di circa 10.000 euro tra tutto, ecco. Una situazione che da tempo ha spinto i carabinieri a mettere in atto un intervento mirato con l'obiettivo di liberare le aree boschive e restituirle ai cittadini. Un risultato che, come spiegano gli stessi militari dell'arma, è possibile ottenere solo con la collaborazione di tutte le parti in causa, cittadini compresi. L'attività preventiva è costante e giornaliera. L'attività repressiva sistematica, come avete visto oggi, è presente. Quello che volevo anche dire è che la questione è molto importante anche da un punto di vista di sicurezza partecipata. Per mettere in sicurezza queste aree, per permettere la fruibilità da parte della cittadinanza, non è sufficiente la mera azione di contrasto, la mera azione preventiva, la mera azione di polizia, ma è necessaria anche la compartecipazione di tutti gli altri attori istituzionali che sono i comuni, attori istituzionali che sono gli enti di gestione. Perché? Perché è necessario rendere più vivibili, più fruibili queste aree.